abbassare un po' la musica e al nostro pubblico ritornare leggermente indietro alle foto che avete fatte. Scusate, dovete, no, no, signora, dovete andare indietro, no, non si può, indietro. Io devo fare pure il butto fuori. Indietro, indietro. Facciamo una bella cosa. C'è anche il Covid ancora, quindi lei deve stare. Eccoci tutti indietro, per favore. Se qualcuno dello staff Renz mi vada per favore a finino. Bravissime, guardate come si catapultano sul pubblico, eccole qua. La barriera. Ragazzi, ma tu sei collegata sul tuo wifi qua? Qua il wifi c'è, io no, sono collegata. Ah, perché dicono che si vede malissimo, non ho capito. Da me no. Ma vorresti un attimo chiudere per aiutarmi a non farmi avvicinare? La cravatta che dobbiamo sistemare. Perché la cravatta? Allora, abbiamo appurato che sono una bellissima coppia, che sono belli come il sole, ma io direi di farli anche parlare adesso, quindi se il service mi aiuta e abbassa un po' la musica, riusciamo con la nostra artesiana, ve la presento, lei è una delle mie miss del concorso, una ragazza bellissima che io organizzo. Vai vicino Andrea, ma non tanto vicino, mi raccomando. Io ti ho insegnato. Ragazzi, io stavo seguendo la diretta di Pioppo Daniele. Allora, ancora un attimino la musica leggermente più bassa. Pubblico, sappiate che mistica qua sopra, siete veramente bellissimi. Quindi, se stiamo un attimino in silenzio, riusciamo a far parlare. Rosalinda Cannavò, Andrea Zecca, come dicevo nella presentazione iniziale, li abbiamo amati tantissimo al Grande Fratello, tanto che direi che, e qui ci sta l'applauso, la vera vincitrice del Grande Fratello è proprio lei, perché ci ha fatto sognare dall'inizio alla fine. Andrea, tu no, perché sei arrivato dopo, però l'hai presa, tu l'hai presa, felice, e quindi nel tempo felice lei, hai reso felice anche noi. Adesso, diventiamo felici insieme, questo è quello che conta. Io sono emozionatissimo perché ho tifato, santo cielo, quanto ho tifato. Adesso noi lasciamo il microfono per salutare il nostro pubblico, sempre se il nostro pubblico decide di far parlare i nostri occhi. A voi ragazzi. Conosco il calore e l'affetto che solo i siciliani sanno regalare e quindi grazie veramente, siete tantissimi, super emozionata, davvero, grazie. Funziona poco. Grazie a tutti, come sapete io sono molto limito. Mangio. Però è. Dai, grazie mille per l'accoglienza. Guardami, allora vi faccio rompere il ghiaccio io, dammi il microfono. Faccio l'intervistatore per comportarmi. Allora, io sono preparato perché vi ho seguito. Come prosegue il vostro amore? Perché qua il tema è comunque. Sì, ma io lo so, bene! Vi seguiamo tutti su Instagram, questo. Alla grande! Sappiamo pure quando sono arrivati questa mattina a Catania, perché abbiamo condiviso tutti i stories. Non io l'ho condivisa anche il pubblico. Come procede il vostro amore? Beh, io ho da raccontare cosa è il problema. Benissimo, alla grande, sicuramente. Io non ho già fatto conoscere la persona che mi ha separato. Allora, conviveva con l'altro nella nostra casa, siamo entrati da poco nella nostra casa, abbiamo un cammellino, esatto, Chino, e quindi c'è della grande, direi. Allora, io non ti nascondo un altro piccolo particolare, sai quando dice la spesa, io intanto sono felice perché Agata mi ha chiesto di condurre questa serata, e condurre una serata con un personaggio che con due anni, voglio dire, io oggi prima di venire qua ho comprato un giornale qui e quindi sul giornale qui c'era un bellissimo articolo su di lei e sul suo lavoro da influencer, ma sfogliando le pagine quando si dice il destino c'era un articolo sul fratello di Andrea, quindi preparato, no? Preparatissimo. Ammazza, oh, sei brutto! E allora? Pagina non la ricordo, però lei diceva
il titolo faceva così: ho trovato la mia America, o l'America. Però sfogliando mi aspettavo che l'America fosse lui, invece era il lavoro. Quindi... L'amore va alla grande, il lavoro, l'investimento di Dio, come dico sempre, va alla grande, perché è importante anche il lavoro. Nella vita servono tutte e due cose. Esatto. Erano due cose di lavoro. Io sono benissimo perché non mi manca niente, perché spero lui, ovviamente, facendo qua, mi sono ferita, perché il lavoro va bene, non è male. Noi siamo naturalmente felici per voi, però... Progetti futuri, lavorativamente parlando, Rosalinda e Andrea. Io lavorativamente spero di scoprire anche la mia America, spero di starci. No, vabbè, il futuro si costruisce insieme, ovviamente credo che quando si è Quindi progetti futuri, Rosalinda, continuerai con la bravissimo. Progetti futuri di Rosalinda tra penso teatro, fiction, continuerai oppure nuove avventure? Assolutamente vorrei continuare a riprendere il mondo del cinema. Teatro non l'ho mai fatto, è un'esperienza che vorrei provare. In questo momento mi sto dedicando alla televisione, sto cominciando da qui, quindi mi piacerebbe anche esplorare questo nuovo mondo che è iniziato da poco. Questo è dedicato un po' in anni. Esatto, e sto anche sviluppando questa passione che in realtà ho da quando sono una bambina, che è il canto, e ho uscito il mio primo singolo, adesso stiamo lavorando ad altri brani che usciranno prima del e tanti impegni, tante cose, speriamo di riuscire a fare tutto. Almeno una fa bene. Allora io sono sicuro che intanto non avevo mai visto realmente tanto calore da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, quindi questo mi fa onore perché nella vostra normalità entrate sicuramente nel cuore delle persone e le persone vogliono vedere proprio questo. Quindi abbiamo detto del vostro futuro, adesso io vorrei qui quella che la persona che ha voluto questo mega Mariano bella come storia, perché l'avete conosciuto, la nostra Agata, che vuole deliziarvi di un omaggio. Così, okay. Sì, lascio così, giusto? Ecco la nostra Agata. Agata, ma vai di là? Agata, ma vai di là? Guardatevi, belli come il sole. Grazie. Andrea, tu non ti preoccupare perché per te abbiamo conservato il panino con le panelle, quindi non si dica che abbiamo pensato solo a Rosalinda, quindi... Ah, un pallone da calcio lo possiamo anche trovare, quindi... Adesso veramente l'emozione è altissima. Ve l'ho detto poco fa e ve lo ripeto, c'era tanta speranza nel vedervi così numerosi, ma avete superato veramente ogni mia aspettativa. Oggi qui abbiamo la coppia dell'amore, la coppia che ci ha fatto sognare, che esprime il coraggio, la forza, la grinta, la voglia della rinascita, la voglia di non arrendersi mai, perché i sogni, se ci credi veramente, prima o poi si realizzano. Brava! E voi siete l'esempio veramente di un grande successo. Io sono orgogliosa di avervi nel mio atelier e ripeto, nella mia amata carta di seta che vi ha preso, perché veramente siete stati voluti bene di dentro, stimati fuori ancora di più, ed è questo il vostro successo. È per me un onore infinito, sono emozionatissima. Nel frattempo, prima che poi continuo l'evento con qualche foto anche con questa meravigliosa coppia, prima che svanisce tutto devo fare dei ringraziamenti doverosi che partono dal mio cuore. Un ringraziamento speciale al mio meraviglioso staff, che è la mia forza, la mia
poi non potrei essere quello che sono oggi. Non potrei continuare a sognare per come continuerò a fare. E ve l'ho sempre promesso, e voi lo sapete, io le promesse le mantengo. Salgo io, sale la mia azienda e voi insieme a me. Sempre. Grazie, perché avete fatto orari veramente difficili per questo evento, per prepararci per la vostra attesa. E avete continuato a servire con professionalità e tanto sorriso sempre sulle labbra. Ed è importante questo per la nostra clientela, perché io dico sempre, voi, io vi vendo abiti e voi mi regalate meravigliose emozioni. Un ringraziamento speciale è anche compagno di vita e di lavoro, finalmente insieme anche nel lavoro. E abbiamo tanto, tanto ancora da realizzare. Ma abbiamo ancora tanti progetti che vogliono in avventura e sarete presto al corrente di tutto quello che ancora abbiamo voglia di creare. Un ringraziamento speciale va a mio figlio Luca, che ha avuto la voglia di condividere con me il mio sogno. Sono qua davanti. È lui che ha voluto continuare quello che è diventato adesso un sogno comune. Io sono orgogliosa di te, Luca Ucraio, anche se non te lo dico tutti i giorni, perché da titolare e da mamma voglio che tu ancora cresca e devi dare sempre, sempre il massimo di te stesso con umiltà e con la voglia di andare avanti nel rispetto sempre di tutto ciò che è il lavoro nostro. Oltre a figure importanti che io vedo qui, che ringrazio il mio commercialista Angelo e Calapato, il dottore Calapato, che supporta sempre e mi segue sopportando sempre i miei sogni. Non so se c'è l'architetto che disegna sempre con me tutto e tutto. Ci saranno altre figure importanti della mia azienda e vi ringrazio. Grazie infinite per la fiducia che mi donate sempre. Un altro ringraziamento speciale, e non è per ultimo, a cui lo faccio, è al mio papà. Al mio meraviglioso papà e per gli insegnamenti e i valori che mi ha trasmesso. Veramente l'umiltà, la voglia e il desiderio di rispettare sempre tutto e tutti. È lui che mi ha insegnato e mi ha inculcato il frutto del lavoro onesto. Ed è lui, e grazie all'angelo che mi protegge sempre da lassù, mi hanno donato la cosa più importante che ho, e che è la vita, e di cui mi avrò sempre rispetto, perché dopo questo periodo abbiamo capito che nulla è scontato, che tutto può essere perduto da un momento all'altro, e che dobbiamo godere delle piccole grandi cose senza lamentarci da cose inutili, perché veramente la vita è importante e abbiamo visto che abbiamo perso tante cose così in un attimo. Adesso dobbiamo avere la voglia di riconquistarle, dobbiamo liberare le nostre menti. Non possiamo dimenticare, perché nella vita non si può, e non sarebbe giusto, perché quello fa parte adesso della nostra eredità. Però dobbiamo andare avanti, dobbiamo credere nella rinascita, perché se tutti lo vogliamo, questa volta è la volta buona e ce la faremo. Grande Olga! Grazie, con questo vi mando, fuori ci sono le panelle, per la nostra meravigliosa siciliana. Indietro, ma la sfilata ancora, c'è la sfilata dove facciamo sfilata. Allora, vedo che Andrea si è un pochettino veramente anche lui impressionato, perché ha una caratterialità molto forte, una caratterialità che nasce nel cuore di Sicilia. Giulia, il mio postello, lui qui torna. Sibula! Lo dai alla mamma.
Dai, fare la foto. Sì. Vediamo si fanno le foto. Chi è? 100% sicula. Assolutamente, ma anche Andrea, ormai anche Andrea. Un secondo. Il microfono, guardate, prendi. Benissimi, dai. Allora, torna. Allora foto me la congelo allora. Io una foto con loro e poi io mi dico io qua per le foto scusa, poi te facciamo di qua ci va a prendere ok allora un attimo ancora di attenzione perché c'è una sorpresa per Agata, era l'occasione giusta per dargli questo cadeau, che è un cadeau importante perché ha un significato e le persone che lo portano, lo ricevono, lo dovranno portare con la stessa forza e con la stessa ambizione che ha questo cadeau. Okay. Tu non sai di cosa si tratta. Sei stata programmata donna di pelo. Volevo prima che poi tu dici le giuste cose che dovrei dire, volevo fare una domanda al pubblico.
ma ne valsa la pena di aspettare questa bellissima coppia. Me lo fate sentire con un applauso? Vediamo. Sono bellissimi. Assolutamente. Grazie. No, no, belli, strabelli, dolci, tutto. Guardate tutte le mancate che ci avete fatto passare in bianco. Agate. Oh, il piacere l'abbiamo fatto, la salita. È lei. Buonasera a tutti, sono Daniela, la responsabile del reparto Red Elegant. Dovevo dire il mio nome, a nome di tutti, dovevo dire le parole di Daniela. L'emozione è tanta, infatti ho pure scritto proprio per non sbagliare. È Daniela! E non è da me, brava. Volevamo ringraziare pubblicamente Agata, che non è solo la nostra titolare, ma è anche una vita e un punto di riferimento per noi tutti. È inutile dirvi l'emozione che stiamo provando nel condividere con voi questo evento, tanto preso, tanti, e volevo invitare Pandino e omaggiare Agata per questo. Grazie da parte di tutto il tuo staff che ti vuole tanto bene, ti ammira, ti stima tantissimo. E tutto questo grazie a te non sarebbe potuto. Ed è solo l'inizio. Assolutamente. Poi volevo invitare le responsabili del reparto. Volevo invitare le responsabili del reparto Rez Bindi, Rez Uomo e Rez Donna e dare questo piccolo. Dove è il presidente? Presidente, voglio anche lei. Maria. Ecco. Questo era un pensiero da parte dei responsabili appunto dei reparti Rez Uomo, Rez Donna, Rez Bindi e Rez. Grazie. Se vi stringete vi faccio una bella foto. Siete aspettatissimo. Questo è un pensiero. Se vi stringete un po' vi faccio una bella foto. Rappresenta tanta fortuna e di buon auspicio. Bravo, per la nuova casa. Con l'arredo c'è un po' indietro. L'arredamento se lo voglio tu. Bianco bianco nero. Bianco nero, guarda che visto. Certo, da buon juventino. Solamente responsabile del reparto. Responsabile del reparto. Allora, grazie, buone. Veramente un pensiero molto gratuito, poi il verde in questo caso porta bene, quindi in bocca al lupo per tutto, sia a voi e sia a tutta la famiglia. Grazie, bene, grazie. Grazie. Guardatemi, grazie. Guardatemi, grazie, grazie, guardatemi, venga, dai, belli, grazie. E con l'occasione voglio anche fare un caloroso saluto molto molto affettuoso a tutti i fan club, sia quello di Rosa che quello di Andrea, perché sono delle persone straordinarie, molto affettuose e ci fanno tantissimi complimenti e ci vogliono molto bene. Mamma, per continuare la sfilata. Adesso continueremo un'altra sfilata, una mini sfilata di rappresentazione ancora della nuova collezione. Poi ragazzi, se qualcuno vuole l'appunto con voi, l'importante è che non ci accalchiamo. Sì, però mamma, allora mentre stiamo organizzando il voto dopo voi dite dopo? Sì, voi dite dopo, ragazzi. Dopo, no, 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 non c'è la sfilata. Allora portiamoci la sfilata, vai. Si va tranquillo, dai, tanti si possono farsi le fatte. Allora dovete aspettare un po', va bene, perfetto. C'è anche un ringraziamento illuminato per voi, non ci potete andare. Grazie a voi, grazie anche a te, sei dietro, inquadrati, a Luigi e Oletta. Comunque siete due persone
meravigliose, grazie, ricche di educazione, e soprattutto io sono veramente molto contento perché è stata una serata bella. Solo quello la foto. Sì, sì, sì. Guarda che bella. Vai, vai. Marco di oggi. Un po' troppo dopo. Scusa. Scusa. Sì, 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 sì. Me la faccio anch'io col cellulare. Aspetta. Sì. Io direi che siamo pronti per vedere la seconda parte del defilé. Chiedo al nostro pubblico di spostarsi. La bacca. Sì, per favore, indietro. Andare in sono andato in c'è due. Cominciamo a fare la sfilata. Per favore, spostatevi indietro. Perché non riusciamo a continuare, comunque se posso re. Vai, vai. Allora, com'è andato il primo step, ragazzi? Eccoci, benissimo, vieni, vieni. Come sempre, con Luigi, allora, è una stupendo, garanzia. Davvero, davvero stupendo. Allora, siamo contentissimi tutti dall'affetto che veramente ho visto che ti sei emozionata, ho visto anche che Andrea è rimasto veramente molto colpito perché molto è stato un discorso molto dal profondo del cuore. Sì, assolutamente. Sì. Poi oggi avere persone come Agata, un'imprenditrice, una donna che ha un coraggio così veramente importante, ci riempie a tutti quanti, ecco, di nuova speranza, perché sicuramente il nostro paese deve ripartire, lo deve fare alla grande, e se lo fa attraverso le donne è un fiore all'occhialino. Non voglio essere di parte, però è così. È vero, è vero. E poi facciamo anche un ringraziamento in inquadratura a Mariano, vedete, sono gli uomini aziendali, sono quei pilastri forti che da 15, 17, 18 anni seguono Impero, mi sopportano, mi supportano e mi sopportano, perché tutti entrambe, tutte le due cose, più sopportare che supportare, secondo me. Però ecco, è una grande famiglia la nostra, abbiamo finalmente trovato quest'altra grande famiglia che è quella di Reds, e sicuramente le aspettative sono importanti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao. Vogliamo bene. Un bacio ciao, grande ciao a tutti i fan club, sia di Rosy che di Andrea, ed è stata una serata magnifica. Assolutamente. Un bacio a tutti. Ciao. Vi vogliamo ciao bene. Non c'è. Scusate. No, non c'è.